Allora, vediamo che c'è questo cane che non va via. Allora, l'altra volta, vi ricordate cosa abbiamo fatto? Avete provato, non avete provato? No, no, no. Poco, nulla. Va bene. Allora, la prima cosa che vedremo oggi sarà il ridimensionamento delle immagini. Quindi io in questo momento vado a aprire un'immagine, mi scelgo la mia immagine, vediamo, dovrei averla su il documento, su corso GIMP. Prendo la mia immagine, voi potete provare eventualmente se avete GIMP aperto, potete scegliere una qualsiasi immagine. Se non c'è, vai su internet, ne scegli una, la salvi e te la provi. Cercavo, ma ci sono. Ma l'altro problema è proprio che su internet non c'è connesso. Ah, cammino non si può andare. Ora è andato sull'immagine. Cercavo per perché. Immagine di poco. Se non c'è, ovviamente la passo sul dischetto, su un dischetto. Su file, bene. Allora passiamo. Mi si andrà in internet? Non se no, è già iniziato il mio DHCP. Vabbè, facciamo così. Prendo una chiavetta USB e vi passo le immagini. Non sono le vedete. Bisogna vedere se vedete questo. Se vedete, se andate su... sulla rete il 10.0.0.1, andate sull'indirizzo, andavo a scrivere al posto dell'indirizzo, scrivete 10.0.0.1 10.0.0, vado qua, http://. Sì, no, per qualcuno non viene fuori. Faccio una cosa più veloce e prendiamo la testa ancora. Così abbiamo tutte le immagini che utilizzeremo. Hai usato proprio la stessa immagine? Come? Sì, beh, la stessa quello... immagine? Sì, fino a sì. Preferito proprio usare le stesse immagini, anche perché sono forse abbastanza semplici da usare. Ok, cominciamo con te. Vai, io ne ho. Tu ne hai, ok. Sono qua apposta, mi fai imparare a modificare il foto. Come tanto adesso. Si è abilitato. Senti sto cane? Sì. Mamma mia, oh. Questi sono gli amici degli animali. Questi sono gli amici degli animali.
sbagliata. Immagine, scala immagine. Ritorniamo alla nostra immagine. Ok, abbiamo fatto la nostra immagine, il nostro interesse in questo momento è di poterla ridimensionare. Cosa significa? Ridimensionare significa che la mia immagine ha una certa grandezza, il nostro interesse è farla più piccola, farla più grande, allungarla, diminuirla, tagliarla, eccetera. Questo perché potrebbe servirci inserirla dentro un'immagine diversa o altro. Allora, un esempio posso fare, vado su immagini, posso scalare l'immagine, quindi vado a vedermi la mia immagine, vedete? Questo movimento mi dice che la mia immagine è di grandezza 1024x786 con risoluzione 72x72. A questo punto io posso dire, non so, la voglio grande 600, io automaticamente, in questo caso, vedete, me la trasforma automaticamente la grandezza dell'altezza diventa 450. Questo perché? Perché noi abbiamo lasciato unita la catenina. Cosa significa? Significa che a seconda di quello che era la mia immagine iniziale, a come io la diminuisco, lui automaticamente, vedete, mi diminuisce anche l'altezza, quindi mi mantiene le proporzioni. Se vado al 1800, 600, niente voglio. A questo punto faccio scala e la mia immagine viene automaticamente scalata. Si può tornare indietro? Ctrl Z, torna indietro alla immagine precedente, e tornare indietro nel comando praticamente. Ma anche dopo aver la Dipende dal tipo di immagine che tu hai usato, perché ci sono dei JPEG, ci sono delle immagini le quali perdono di qualità, cioè quando io le allargo cominciano a sgranarsi, eccetera. No, non hai fatto di allargarla, hai fatto ridimensionarla e poi la dimensione riduce anche la qualità di quell'immagine. Dopo vedremo il discorso di cosa salvo, cosa non salvo, come salvarlo, eccetera. Teniamo presente che un'immagine da grande a piccola perde pochissima qualità, quasi nulla. Da piccola a grande i suoi pixel quindi diventano peggio e quindi perdono moltissimo la qualità. Non c'è nessun tipo di immagine che rimane che allargando, ad esempio... Sì, se l'immagine è trasformata in vettoriale. Se l'immagine è messa in vettoriale, allora in quel caso io posso fare quello che voglio. Però qual è la differenza? Che è molto pesante, ma nello stesso tempo non è a immagine. Il vettoriale è possiamo definirlo matematica, perché è tutto calcolato a punti, linee, cerchi, eccetera. Un'immagine viene ridivisa e a quel punto viene ridisegnata tutte le volte. Se io invece voglio, per esempio, andare sulla mia immagine,
se vettoriale non perde mai, cioè, vettoriale è l'immagine nel quale viene consegnata di solito gli formati per la grafica, cioè un grafico ti prepara il tuo logo vettoriale, sì, mi permette a me di allargarlo, diminuirlo, eccetera, cioè a prescindere non si perde mai, cioè, non perde mai la risoluzione, sì. Però è molto pesante e non è un'immagine normale, cioè bisogna un programma che legga il vettoriale. E serve proprio per creare e modificare i loghi, per fare i cartelloni, e queste cose qua. Non è certo un'immagine grafica come il caso di Gin. È quasi una fotografia. Cosa? Poi non una fotografia. Beh, ci sono i programmi che me le trasformano in vettoriale anche, non sono di gran qualità. Per esempio? Inkscape, quando gli scarico una immagine, mi chiede se la voglio trasformare in vettoriale, ah, sì, mi fa la conversione, però no, non è facile, non è facile. Lui ha un pseudo automatismo che me lo trasforma in vettoriale, però non è perfetto. Con l'autocad di impero, eh? Con l'autocad non si niente. Con l'autocad anche quello gestisce le immagini vettoriali, sì. Non va passato. Non lo conosco. Esatto, il primo AutoCAD, ma parliamo ancora quando era in DOS, quindi. Per Inkscape, cosa?